Allora, cagiarossi, ragazzi, come state? Bentornati. Allora, scusatemi che oggi non ho fatto il post partita, lo sto facendo ora in tarda serata, ma come vedete sono fuori sede casa, sono in sede lavorativa e niente, non ho potuto fare la reaction nel post partita, infatti mi sono perso anche gli ultimi 5 minuti della partita. Detto ciò, like, condivisione, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e non mi ricordo più. Allora, nel complesso sono contento. Abbiamo visto una partita giocata a viso aperto da entrambe le compagini. Niente roba strane. L'arbitro era di Reggio Calabria, ho visto, e si è comportato in una maniera impeccabile, devo dire. Mi è piaciuto ogni tanto. E detto ciò, forse noi giochiamo un po' più a stare più tranquilli, ma scusate, cambio mano. A stare più tranquilli, però ci sta comunque in uno scontro diretto con il Brescia, praticamente per un discorso di playoff. Noi siamo a più 10, possiamo stare tranquilli. Oggi paradossalmente abbiamo guadagnato un punto su tutte, perché il Cremonese mi perde incredibilmente, il Palermo perde appunto contro Venezia 3-0, abbiamo preso un punto, siamo quinti a pari merito, a pari punti, ma con lo scontro diretto contro il Palermo che siamo in vantaggio. Ma non è il Palermo quello che ci interessa, ma rimanere tra il sesto, il settimo, l'ottavo posto. Ma siamo comunque messi molto bene sotto questo aspetto. Infatti vedo che i ragazzi giocano comunque tranquilli, non vogliono rischiare una sconfitta, non si prendono i rischi per magari fare una vittoria. Niente, il gol che abbiamo preso un po' strano, perché ne è venuto fuori da un fallo fatto da Brigante a metà campo. Non ho avuto il tempo di rientrare, sicché tutta la difesa era fuori posizione. E quindi Antonini è andato a chiudere il cross, non ce l'ha fatta, una serie di cose, e abbiamo preso un gol un po' così a scemo. Allora, so già qualcuno che dirà, male Fulignati, così, cosa, io non mi sento da colpa Fulignati, o magari la può anche avere. Però ragazzi, se non abbiamo Fulignati vuol dire che dobbiamo avere Neuer, perché trovatemi un portiere che usa gambe e due piedi, comunque negli uno contro uno fa i miracoli. Oggi ha fatto due grandi parate a fine primo tempo e una su un errore di Antonini con il piede destro. Quindi se poi un suo punto debole è le uscite, ragazzi, dobbiamo tenerci così. A me va bene, nel senso che, ripeto, se no avevamo Neuer che faceva tutto, e invece abbiamo un portiere che sotto questo profilo del gioco, secondo me, è all'occorrenza nostra, quindi a me va bene così, sinceramente. Oddio, non ce la faccio più col braccio. Detto ciò, mi è piaciuto fra tutti D'Andrea, anzi oggi l'uno contro uno era suo, era soltanto suo. Secondo me questo ragazzo, anche per il prossimo anno, avranno magari raggiunto una buona maturazione. Poi non so se resterà con noi, penso e spero di sì. Comunque, dandogli fiducia, effettivamente attacca e fa male. Fa male e comunque crea superiorità numerica. È una cosa che mi piace. Detto ciò, per il resto una partita ordinata da parte di tutto il Catanzaro. Ho visto forse Iemmello un po' nervoso, ma magari si aspettava qualche pallone in più che non è arrivato, appunto, magari da parte d'Andrea. Però, ripeto, nel complesso mi sono piaciuti tutti. Forse oggi è venuto un po' meno uscito, ma ha avuto qualche difficoltà sui cross. E il gol che abbiamo preso, lui prende la prima volta su Borrelli, mi sembra, prende il colpo di testa. Quello dopo, no, non ce l'ha fatta, ma non gli do una colpa. Detto ciò, poi loro sono andati un attimo in vantaggio, ma su fuorigioco, altra grande parata di Fulignati. Noi abbiamo rischiato anche di segnare con Ambrosino, però gli è stata tolta proprio all'ultimo qui. Buona, per il resto ragazzi, l'ho detto, credo che il campionato sia finito, nel senso che se riusciamo ad amministrare bene, anche con pareggi, comunque andare a pareggiare a Brescia non è male, ripeto, io sono contentissimo. Se riusciamo ad amministrare bene quello che abbiamo in casa, quindi Cremonese, Como e quest'altro big, ovvio che bisogna andare a Parma e ragazzi, Parma ok, ci ha battuto 5-0 la volta scorsa, non dico che stavolta voglio vincere, però se perdiamo ci sta che perdiamo, nel senso, a Parma contro il Parma è veramente tosta quest'anno, è una squadra che
deve andare per la Serie A, non giriamoci tanto intorno, quindi lo sappiamo. Niente, detto ciò, rimbi belli. Io ripeto, mi scuso, ma per motivi lavorativi non ho potuto fare subito post partita fresco, finita la partita, ma è andata così. Dai, ci vediamo a sto punto domani per le pagelle, ma comunque bravi tutti, sono contento di tutti, io tutti, ripeto. Niente, ci aggiorniamo. Dai, like, condivisione, commentate, condividete, iscrivetevi. Campanella, non mi ricordo più, Forza Acquile, Forza Catanzaro. Ciao ragazzi.